Gli elettori mauritani hanno votato per le presidenziali che vedono grande favorito il capo dello Stato uscente Mohamed Ould Abdelaziz. L'ex generale arrivò al potere nel 2008 con un colpo di Stato, venendo poi eletto nel 2009. Il suo primo mandato è stato segnato da una forte azione dell'esercito contro i gruppi del fondamentalismo islamico. Quasi tutta l'opposizione ha boicottato la consultazione, denunciando una campagna elettorale dominata dal solo presidente uscente. Nonostante il boicottaggio, in corsa sono rimasti altri 4 aspiranti alla presidenza, tra di loro Behram Obeid, candidato delle classi sociali più povere, e una donna, Lalla Mariem Moulaye Idriss. Secondo i dati disponibili, l'affluenza non avrebbe superato il 40%, con punte del 60% nella capitale, Nouakchott. Queste elezioni, nonostante la partecipazione relativamente debole a causa del boicottaggio delle opposizioni, dovrebbe ugualmente assicurare al presidente uscente un secondo mandato di 5 anni. Real Masses, your news, Nouakchott.